Ciao, io sono Francesco di Vaporetto Italiano. Forse conosci già la parola grazie in italiano, giusto? Ma se qualcuno ti dice grazie, tu che cosa rispondi? Vediamolo in questo video. Quando qualcuno ti dice grazie, tu puoi rispondere in diversi modi. Ci sono diverse alternative di risposta in italiano. Vediamone 8 in questo video. La prima risposta che puoi dare è la più tradizionale, la più classica, ed è prego. Quindi, grazie, prego. La seconda risposta che puoi dare quando qualcuno ti dice grazie è di niente. Di niente. È come dire perché mi ringrazi? Non ho fatto niente di speciale. Vediamo l'esempio per questa espressione. Ma dov'è il mio giubbino verde? No. Ma dove sarà? Cerchi questo? Ah, grazie. Grazie mille. Di niente. Un'altra risposta che puoi dare è figurati. Figurati. Questo significa che per te non è stato difficile fare quella cosa. Non è stato difficile aiutare quella persona. Quindi, se una persona ti dice grazie, tu puoi rispondere figurati. Figurati è l'espressione informale, quindi la puoi usare con i tuoi amici, con i tuoi parenti o con persone che conosci bene. Se però stai parlando con qualcuno che non conosci bene, con qualcuno con cui non sei in confidenza, l'espressione giusta è si figuri. Ok? Vediamo l'esempio. Francesco! Francesco! Un bicchiere d'acqua. Grazie. Figurati. La quarta risposta che puoi dare quando qualcuno ti dice grazie è stato un piacere. Forse questa è più intuitiva delle altre. Significa che è stato un piacere fare quella cosa. È stato piacevole aiutare quella persona. Lo hai fatto volentieri. Quindi, grazie, è stato un piacere. Qui siamo in un ambiente di lavoro. Lucia dice: abbiamo finito il progetto! E Marco risponde: sì, grazie per avermi aiutato, Lucia. E Lucia dice: è stato un piacere, Marco. La quinta risposta che puoi usare è: e di che cosa? È come dire, di che cosa mi ringrazi? Non ho fatto niente. Non ho fatto niente di speciale. Perché mi ringrazi? Quindi, se qualcuno ti dice grazie, puoi dire, e di che cosa? Vediamo un esempio. È Natale. I bambini hanno ricevuto i regali e dicono, Babbo Natale, sono bellissimi questi regali. Grazie! E Babbo Natale risponde, oh oh oh, e di che cosa, bambini? Oppure potrebbe rispondere, è stato un piacere, bambini. La sesta risposta è una risposta molto comune in italiano ed è, ma ti pare? Ma ti pare? È come dire, ma perché mi ringrazi?
Mi devi ringraziare per una cosa così semplice? Ma ti pare? È un'alternativa a figurati. La settima alternativa invece è ci mancherebbe. Anche questo è un modo di dire non ho fatto niente, non mi devi ringraziare, ci mancherebbe. Vediamo l'esempio. Marta vuole una foto e chiede a Mario: scusi, può farmi una foto, per favore? Mario è gentile e risponde: certo, nessun problema. Marta: grazie mille. E Mario risponde: ci mancherebbe. E la risposta numero 8 è una risposta che puoi dare se vuoi essere simpatico, se vuoi essere scherzoso e fare ridere l'altra persona. Vediamola insieme. Fra, puoi chiudere la porta, per favore? Fa un po' freddo qui in casa. Ok, vado subito. Grazie mille. 10 euro. Ah, ok. Bene, questi sono alcuni dei modi più utilizzati in italiano per rispondere alla parola grazie. Tu quali di questi conoscevi già? Ti leggo nei commenti qui sotto. A presto! Ciao!